Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un aggiornamento sui prodotti Lidl perché tante mi chiedete sempre consigli sui prodotti Lidl, in particolare riguardo all'Intimate, quindi il detergente che è famoso, che ne parlavamo da anni e che ormai hanno tolto e non rifaranno più, quindi mettetemi l'anima in pace. Io avevo già dato un'alternativa perché in pratica quello là, che era l'intimo, che era stato il sostituto, non andava bene, non aveva un buon inci. Quello che va bene, che io infatti continuo a comprare e utilizzare, è questo qua, che è il gel lavamani. C'è scritto gel lavamani con antibatterico, però io vi devo dire la verità, lo utilizzo un po' per tutto, a volte mi ci lavo anche il viso e mi trovo molto molto bene perché è molto simile al famosissimo Intimate Body Wash di cui ho parlato tantissime volte in tantissimi video. Questo ha un inci che è veramente molto molto accettabile, quindi se lo trovate, e lo trovate che c'è sempre, comprate questo qua. Mi raccomando ragazzi, se vi piacciono i miei video sui prodotti da supermercato, in particolare Lidl, discount, quindi prodotti super economici ma con buon inci, lasciatemi un bel like, così ne faccio sempre di più di questi video perché capisco che vi piacciono. Sono io personalmente ad andare nei vari supermercati a comprare le cose, lo sapete, vi faccio anche video vlog, quindi spesso al supermercato, quindi lo sapete benissimo. E Lidl mi piace in particolare perché comunque le cose costano poco e si trovano parecchie cose che hanno buon inci, in particolare tutta la linea di cui avevo già parlato in un altro video, questa qua, Nature, ma di cui mi continuate spesso a chiedere nei commenti. A utilizzarla mi trovo benissimo, ossia ad esempio questa qua, che è la crema viso, che c'è in diverse varianti. Questa è quella che mi piace di più, Wild Rose, mi piace tantissimo. Poi il famosissimo olio anticellulite, che appunto ho varie confezioni, sono tutte finite perché ne ho usato moltissimo, e alcune mi hanno segnalato la cosa che praticamente è pressoché simile a quello fatto in casa di cui ho fatto il video tanti anni fa. Infatti veramente l'inci è proprio uguale. Comunque è buonissimo questo qua, l'olio anticellulite rassodante, io lo utilizzo spesso dopo la palestra, mi piace, anche il profumo è carino ed è veramente buono anche contro le smagliature. Poi il contorno occhi, questo qua l'ho comprato per la prima volta perché praticamente io l'avevo trovato soltanto nella variante pomegranate, praticamente al melograno. L'ho trovato anche nella variante, ecco qua, l'ho preso di nuovo, stavolta l'ho preso anche Wild Rose, quindi ci sono in due varianti diverse. Allora, li ho provati entrambi e non ho trovato grosse differenze. Sono dei contorni occhi molto carini perché vengono questi flaconcini dove appunto tu vai a dosare la quantità e la utilizzi sul contorno occhi, anti rughe, molto molto carini, ma anche proprio come contorno occhi quotidiani per idratare il contorno occhi senza tantissime pretese, però sono molto buoni, non causano ad esempio allergie, sensibilizzazioni, hanno un buon inci. Questi qua sono completamente naturali, la linea Nature di Lidl. E comunque il contorno occhi sia a pomegranate, quindi sia al melograno che alla rosa, sono tutti e due buoni e io non ho riscontrato grosse differenze. Ovviamente fatemi sapere anche voi nei commenti. Poi ragazzi, la cosa bellissima è questa qua, e di questo vi devo raccontare un aneddoto troppo bello, perché c'è sta schiuma che è troppo carina, una schiuma per lavarsi, non per i capelli, cioè tipo un bagno schiuma schiumoso, cioè niente, si agita e tu lo clicchi qua e c'è tutta una schiuma, tipo la schiuma alla barba, però ti ci devi lavare il corpo. Ed è molto carino anche il profumo, questo qua è tipo alla fragola. Ne avevo anche un'altra che era tipo alla vaniglia, era giallo, il contenitore è buonissimo, alla vaniglia bello, troppo bello. Poi cosa è successo praticamente? Un aneddoto bellissimo, che una volta io tipo sono andata in palestra e mi dovevo andare a fare la doccia dopo la palestra, vado ad aprire la borsa, cioè me e mia sorella, apriamo la borsa, tutta schiuma, la borsa piena di sociolette, che era successo? Quindi questo qua, amore e odio per questo qua, è bello il profumo, anche l'aroma molto molto idratante, carino carino veramente addosso, però può succedere sta cosa che vi trovate la borsa con uno schiuma party, cioè quella sera io e mia sorella in palestra abbiamo fatto tipo uno schiuma party perché c'era schiuma dappertutto, tra la borsa, tutta a terra, sul pavimento, è un disastro. Praticamente cosa è successo? C'era
rotto qua, non so cosa è successo, se la gita era scoppiata, non so, perché poi l'ho dovuto buttare e quindi abbiamo fatto lo schio a parte, insomma, per divertire tantissimo, insomma, tutto a pulire e io vi ho avvisato. Poi come bagnoschiumi, questi qua promossi, super promossi, ragazzi, veramente 10 e lode, perché questi io li uso tantissimo. Sapete che andando in palestra faccio la doccia molto molto spesso e li trovo belli perché sono profumati, non seccano la pelle, sono abbastanza delicati, insomma, costano poco, quindi secondo me sono quei bagnoschiumi formato famiglia, molto carini. Questo all'aria mi piace tantissimo, infatti è finito. E questo qua è orange, questi sono i miei preferiti, però ce ne sono tanti, c'è anche viola, ci sono varie colorazioni, cambia il profumo, sono tutti buoni, quindi bagnoschiumi, andate tranquilli, prendete quello che voi preferite di più in base al vostro naso, insomma. Poi ragazzi, anche questo qua mi è piaciuto tantissimo, shower gel, questo adesso è finito perché come sapete io vi faccio la recensione quando ho provato abbondantemente tutti i prodotti e devo essere sicura di quello che vi sto dicendo. E questo anche è piaciuto tantissimo, un altro shower gel, un altro bagnoschiuma Mystic Jungle, e praticamente era tutto arancione il bagnoschiuma, e anche qua era molto carino il dispenser fatto così, molto molto buono questo bagnoschiuma, aveva una profumazione bellissima, floreale, molto bella. Questo mi è piaciuto veramente veramente tanto, anche come inci era buono, buoni ingredienti, quindi se lo trovate prendetelo. Poi ragazzi, sto provando altri prodotti di Cien, in particolare ho trovato shampoo, dei vari shampoo che sto provando, e quindi vi farò sapere nel prossimo video sui prodotti al suo mercato, perché voglio essere convinta al 100%. Ho guardato un po' la linea baby, alcune cose, quindi le sto provando, vi farò un altro video. Per ora quindi questo è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like, fatemi sapere nei commenti voi se avete provato questi prodotti, se ne avete provati altri, fatemi sapere anche se ci sono altre marche di prodotti anche al suo mercato, non per forza Lidl, che magari mi volete segnalare, che hanno un buon inci, che vi trovate bene, così vado in missione per voi, compro i prodotti e vi faccio il video. Ciao!